Sì, a Saronno, molto Saronno. Ha attirato una rapina a un furgone blindato. È stato grazie a questo filmato che la polizia di Foggia e Milano è riuscita a sgominare una banda di criminali composta da 7 persone, accusate a vario titolo di aver messo a segno il 15 ottobre del 2016 una rapina in provincia di Milano ad un furgone portavalori della società Trasporti Ferrari. Tra gli arrestati anche esponenti della criminalità organizzata del Gargano come Francesco Scirpoli, ritenuto elemento di spicco del clan Romito, e di quella cerignolana. Nel corso della rapina sono stati rubati gioielli storici della ditta Bulgari, collezione Heritage, del valore stimato superiore ai 4 milioni di euro, e gioielli di altre prestigiose case. Nella circostanza, due furgoni della ditta Ferrari, dopo essere usciti dalla sede della società Battistolli nel Milanese, sono stati bloccati da almeno 5 persone, travisate con passamontagne ed armate, giunte sul posto a bordo di 3 auto. Con una motosega hanno creato un'apertura nella carrozzeria del furgone e hanno asportato solo alcuni plichi contenenti gioielli. Le indagini sono partite dall'analisi dei traffici di cella, attraverso cui è stato possibile risalire ai telefoni utilizzati dai rapinatori, localizzati prima a Milano e poi nel Foggiano. Uno dei rapinatori, inoltre, nel prendere i sacchi dallo scorcio creato dalla miera del portavalori, si era ferito, perdendo del sangue. È stato così possibile estrapolare un profilo genetico valido che, dopo mesi, comparato con quello prelevato in uno degli arrestati nel corso di una percussione, ha dato riscontro positivo.